compleanno. Tanti auguri. E poi io continuo a chiamarla S-School, perché school è praticamente scuola. Il professore di inglese, mi perdoni, però S-School è qualcosa di più. Il primo anno di S-School ci ha fatto conoscere una realtà diversa, una realtà che io ho apprezzato moltissimo, perché è un nuovo modo di fare commercio di vicinato, cioè non vendere qualcosa ma dare un servizio diversificato, avere delle idee, avere dei progetti, avere un qualcosa che qualifica un'attività è un qualcosa di veramente importante. Fin dall'inizio c'è stato il mio sostegno personale, quello dell'amministrazione comunale, perché noi crediamo, quando c'è qualcosa di veramente utile per la cittadinanza, la supportiamo, come abbiamo supportato Vicipolitana per la questione delle rastrelliere, rinunciando ai noi, visto che abbiamo un bilancio disastrato, a incassare il corrispettivo dell'occupazione del suolo pubblico, però per una cosa valida e buona come l'uso della bicicletta l'abbiamo fatto molto volentieri. Altrettanto volentieri noi andiamo a supportare quelle che sono le iniziative nuove, questo nuovo modo di fare commercio di vicinato, perché se ci limitiamo a vendere un qualcosa e a fare il negozio tradizionale, la grande distribuzione sappiamo che ammazza qualunque tipo di negozio. Invece il negozio che ha delle idee, ha dei progetti, ha delle cose nuove da proporre, sicuramente avrà lunga vita. Questo è il mio augurio per S-School. Buon anniversario e lunga vita. Grazie al signor assessore Salis, che confermo ci ha supportato, e devo dire con mia sorpresa, perché ho sempre sentito, non da commerciante, molte lamentele da parte degli altri, quindi cimentandoci in questa nuova avventura ed esperienza pensavo di andare incontro a ben altri riscontri. Noi siamo arrivati contemporaneamente con la nuova giunta e io più che apprezzamenti non posso fare, non perché siete qui presenti, ma perché effettivamente è così. Io vi faccio un esempio: abbiamo avuto un problema di pozzanghere davanti al negozio, che è un problema che purtroppo si ripete perché la struttura è quella. Abbiamo due bellissime piante che fanno tanta ombra quando c'è il sole, però quando c'è vento riempiono la strada di foglie. Ci sono due punti di raccolta dell'acqua che puntualmente vengono sommersi dalle foglie, e quindi puntualmente ogni volta che piove conseguentemente ci sono delle grandi pozzanghere. Io ho fatto una volta la segnalazione, era un venerdì sera alle 18.30, non lo dico perché ci sono qui presenti, il lunedì mattina alle 8 abbiamo aperto un negozio alle 7.30 e il personale del comune era lì a svuotare i tombini per liberare le vie di fuga dell'acqua. Quindi io sono uscita a ringraziarli, perché io una tempistica così non me l'aspettavo. E un altro esempio sono le aiuole di Via Milano. Noi abbiamo messo da poco un'insegna scorrevole per far conoscere qualcosa di school anche ai passanti che navigano sulla Via Emilia per questioni di lavoro, di scuola o altro. E purtroppo diciamo che school resta leggermente all'interno, quindi per chi è nel territorio è più facile, i social un pochino ci aiutano, ma per chi passa sulla Via Emilia non è facile conoscere tutto quello che lì dentro si può fare. Quindi abbiamo messo su Pensata di Riccardo, geniale come sempre, una scritta scorrevole che narra un po' quelle che sono le nostre attività, così che chi è fermo al semaforo ha modo di sbirciare, captare se non è oggi e domani quello che gli si fa, e magari poi un giorno entrerà dalla nostra porta a chiedere qualcosa. Abbiamo segnalato su Municipium, che è la nuova applicazione, ormai non è più nuova, però diciamo che essendo applicazione risulta come nuova. Abbiamo segnalato su Municipium questa cosa, dicendo siamo questa attività commerciale, abbiamo installato un'insegna, abbiamo necessità, se possibile, che venga tagliata, putata la siepe. E tempo una settimana, la risposta è stata immediata. Abbiamo in programma settimana prossima questo lavoro su Via Milano, il sanamento di Via Milano e anche la sistemazione del verde. Entro la settimana confermo che il lavoro è stato fatto.
quindi abbiamo avuto forse il periodo a favore, però le risposte sono sempre state molto concrete e molto positive. Un altro esempio sono le email, di cui siamo tutti puntualmente, quotidianamente sommersi e di cui tante volte non ne possiamo più. Però l'assessore Salis è uno dei pochi che puntualmente dà risposta alle email, di questo la ringrazio sinceramente.